che servono a servire e aiutano a svelare la natura criminale di questo patto sociale, l'accumulazione primitiva di ogni cosa viva in un caravano serraglio e subumano, dalle terre siciliane fino al centro di Milano, in un campo di cucina al mercato, in un cantiere l'importante è non vedere. Che servono a servire, il fatto di morire è solo un incidente, eventualità incresciosa, una cosa da niente, che chi serve ha scritto sulla pelle questo niente, non è per niente strano. Nella capitanata foggiana, come nei cantieri del nord, è cosa ordinaria che la paga sia un rischio. Le braccia si vendono a poco prezzo ed è come un tiro di dadi, e si sa che un tiro di dadi non abolisce il caso. E la vita di uno stagionale è totalmente, radicalmente affidata al caso. Può capitare, capita regolarmente, che non ti paghino, che ti dicano di tornare l'indomani, e l'indomani al campo non c'è più nessuno. Oppure c'è qualcuno, ma armato di pistola, e ti dice di andartene, che è meglio, e di non tornare. E questo è successo a dei ragazzi eritrei che, finita la stagione foggiana, sono ritornati a Roma. A Michael invece è andata bene, lui non si è trovato di fronte a una pistola, ha trovato solo il campo deserto. Siamo in aperta campagna, sulla statale 16 tra Foggia e San Severo, proprio dietro la stazioncina deserta di Rignano Garganico. Da una parte è un agglomerato di case condominiali isolate tra i campi e debitamente recintate, dall'altra un grande impianto industriale, un ex zuccherificio abbandonato. Sono entrato da un buco nella rete, la porta d'entrata per l'area industriale, per accedere ai capannoni dove ci sono i materassi vecchi su cui dormono i ragazzi. È metà settembre, le raccolte sono finite, ma c'è ancora qualcuno. Un ragazzo con i rasta si sta facendo la doccia dietro un canniccio, l'acqua almeno c'è. Poi incontro Michael. Mi racconta che di solito prende 30 euro e di solito bastano 9 ore di lavoro chini sui pomodori. A volte però non si prende niente. Era venuto allo zuccherificio uno di Napoli dicendo che aveva bisogno di 10 persone per 5 giorni. La sera del quinto giorno il campo lo avevamo ripulito, avevamo messo gli ultimi cassoni di pomodori sul camion, il padrone ci ha detto che non aveva i contanti dietro. Tornate domattina. Noi siamo andati e non c'era nessuno. Ci siamo riuniti, abbiamo deciso che dovevamo andare dalla polizia, va bene che siamo clandestini, ma questo ci ha rubato i soldi, dovranno fare qualcosa. Invece siamo andati dai carabinieri, ci hanno detto di andare dalla guardia di finanza, la guardia di finanza ci hanno detto dovete aspettare, tornate al campo, piano piano ve li darà. Ho rivisto la polizia stanotte, sono venuti alle 4 e hanno preso 5 di noi. Li hanno portati via, dove? Non so. Gli chiedo da dove viene. Liberia, dice. E tira fuori dal portafoglio un permesso di soggiorno ormai scaduto, un foglietto sgualcito, infrollito, rilasciato dalla questura di Lecce, sul cui retro sono scritti appena le date in cui doveva presentarsi per rinnovarlo e per ogni data un timbro. Gli inviti a presentarsi si interrompono a ottobre del 2005. Non capisco perché, né Michael sa spiegarmelo. Poi mi dà un tesserino in cartoncino giallo, scritto a penna. Casa d'accoglienza Cosma e Damiano, così è scritto. 11 maggio 2006, 26 maggio 2006. Un cartoncino che a te non verrebbe mai in mente di mostrare a nessuno, che non ha alcun valore legale, se non indiziario. E la mano di Michael te lo offre proprio per quello, te lo dà da leggere come un indizio. Il gesto con il quale li sfila dal portafoglio e te li consegna è il gesto più disperato. Quel gesto non è per rispondere alla tua domanda circa la sua provenienza, è questo che avverti. Con quel gesto non è lì a darti informazioni, è invece a darti tessere di un mosaico che chiede di essere ricombinato. Non è lui a poterlo fare, a saperlo fare. Dalla sua prospettiva, dal luogo dove eri inserrato come in un pozzo artesiano, si vede una piccola fascia di mondo. Anzi, tutto appare cielo, senza figure né forme, senza possibilità di rintracciare le coordinate per orientarsi e uscire da quel pozzo. Michael non comprende il mondo, non sa dove sta lui rispetto al mondo, dunque non sa chi è. Quel gesto con cui ti consegna il permesso di soggiorno e il tesserino della casa d'accoglienza è un invito muto a tracciare una forma, la sua, che lui non conosce. È un invito a dare un senso a quel suo vagare come un fantasma, è un invito a restituirgli un'identità che gli è stata sottratta e che lui non ha idea di come poter riacquistare. È per questo che quando ti dice che tra qualche mese andrà in Sicilia e tu gli chiedi se andrà cassibile, allora la sua espressione distante, segnata dalla sfiducia, si rilascia in un sorriso come uno scoppio. Sì, cassibile, dice con un tono di voce forte, vitale. Hai condiviso un nome e questo lo ha sottratto, seppure per un istante, all'invisibilità. Il luogo dove Michael era inserrato è più propriamente un circuito, un loop. Michael è uno dei tanti braccianti che da anni ormai fanno il solito itinerario stagionale e non sanno intravedere prospettive. Da dicembre a marzo c'è la piana di Gioia Tauro, in Calabria, per la raccolta delle arance, un altro punto di snodo decisivo tra economia criminale e clandestinità, poiché Rosarno, il centro più importante della zona,
È una città con la più alta densità di famiglie dell'andrangheta di tutta la Calabria. E a maggio comincia la raccolta di patate a Cassibile, poi a luglio nel Leccese per il melone e poi di nuovo Foggia, anzi Rignano. Poi Michael l'ho rincontrato a Rosarno, appunto, ed era lì a raccogliere arance in questo stabilimento industriale abbandonato, devastato, insomma, queste baraccopoli anche difficilmente restituibili visivamente, insomma. Servi, uomini di sabbia, fantasmi della notte, con lingue troppo esposte si chiudono le bocche e tornino al silenzio che compete ad ogni servo buono di un caravanserraglio subumano.